composto da sottosegretario per mandare a quel paese il lavoro svolto. Una cosa che si comincia si deve portarla a termine, a maggior ragione se si è avuto la pretesa di essere eletto Presidente. Speravamo che anche gli onorevoli colleghi avessero almeno il buon senso di proporre come Presidente qualcuno che nella Commissione si fosse speso, e invece la scelta è ricaduta sull'onorevole Gelli, persona estranea alla Commissione e ignaro di ciò che è stato fatto finora. Adesso ce lo ritroviamo addirittura Presidente. Il buonsenso avrebbe voluto che di fronte alle critiche legittime per tale scelta lo stesso facesse un passo indietro. Invece, non solo non ha fatto un passo indietro, ma addirittura si è assicurato la presidenza fino a fine legislatura. A meno che, si intende, non gli venga conferita qualche altra carica. Sembra infatti che questa commissione sia il trampolino di lancio per diventare sottosegretario. E che sia chiaro, e qui concludo, che noi non accetteremo che qualcuno ci dica che in fondo abbiamo la vicepresidenza, perché la vicepresidenza ci spettava per diritto. Grazie. Bene, è iscritta a parlare la deputata Elena Carnevali. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, rappresentanti del Governo. Carnevali, prego, onorevole Bonafede, per richiamo al regolamento su cosa? Grazie Presidente. Io non entro nel merito degli argomenti che sono stati trattati, perché gli argomenti sono stati trattati in maniera assolutamente esaustiva, schiacciante e inequivocabile dalla collega Lorefice. Devo dire che il comportamento... Veniamo al richiamo al regolamento. Presidente, okay, lo sto facendo. Ecco, bene. Prego, prego, onorevole. Sento l'ansia con cui i deputati del PD vogliono andare in vacanza. Onorevole Bonafede, la prego però, la prego, abbia pazienza.